Cari amici e care amiche, eccoci di nuovo insieme e continuiamo la nostra serata con un nuovo incontro con Comonext Innovation Hub, quindi parleremo ancora una volta di innovazione, lo faremo questa volta con un ospite che molte volte è stata collegata in finestra invece finalmente in presenza qui con me la dottoressa Maria Cristina Porta e grazie, ben arrivata ci mancherebbe un piacere finalmente essere in presenza e raccontarvi cose nuove so che ci sono tantissime cose interessanti innanzitutto perché a fine anno si fanno un po' di bilanci ma naturalmente nella sua specificità, quindi in veste di Head of Incubation and Open Innovation so che in comune sono entrate davvero delle start-up molto interessanti quindi ci sono davvero dei percorsi davanti a loro che sicuramente daranno delle, delle grandi soddisfazioni quindi partiamo proprio da qui come incubatore di impresa insomma sono successe tante cose ah sì sono successe tante cose quest'anno quest'anno forse è stato l'anno record perché abbiamo fatto 27 percorsi di pre-incubazione e incubazione, quindi con team non ancora costituiti che andavano verso la costituzione della startup e con team che invece avevano già fatto il passo della, della costituzione. Come mai un anno così eh, significativo dal punto di vista delle nuove startup? Perché abbiamo allargato un po' il nostro network di collaborazioni. E quindi, tenendo sempre come caposaldo il bando capostipite, quello più strutturato, che è quello favorito dalla Camera di Commercio di Comolecco, abbiamo anche fatto un'esperienza molto interessante con 11 iniziative in ambito eh, sociale, facendo un percorso di incubazione a favore di eh, start-up o idee di impresa insieme a Cariplo Factory e alla fondazione Social Venture Giordano dell'Amore. Per cui abbiamo cercato di capire anche come poter dare un sostegno, anche attraverso la presenza di imprese innovative in Comunex, a questa tipologia. Di startup ed è stata un'esperienza assolutamente premiante. Due di queste iniziative hanno già raccolto ciascuna 100.000 euro di equity per, poter, per potersi strutturare meglio sul mercato. Quindi davvero questo, dei risultati di grande soddisfazione che aprono poi un panorama interessante. Ma tutto questo naturalmente non prescinde da un'attività di scouting, come certo. abbiamo ben capito, e anche da delle buone collaborazioni, sì. vero? L'attività allora, di scouting eh, che come avevo già avuto modo di raccontarvi è stata rafforzata dall'attivazione dei Contamination Lab, quindi dei, degli incubatori sviluppati di concerto con le università del nostro territorio, quindi la Liuc di Castellanza e l'Università degli Studi dell'Insubria, Como e Varese. Eh, questo scouting um, devo dire, ha avuto anche un buon riscontro spontaneo, nel senso tante nuove iniziative si sono avvicinate spontaneamente a Comunex, cosa che è sempre possibile fare chiedendo delle sessioni di eh, orientamento. Quindi abbiamo avuto veramente un funnel importante, la proporzione più o meno non si discosta. Fra le proposte e quelle che poi effettivamente iniziano un percorso con Comunex siamo sempre nell'intorno del 10-12%, quindi preferiamo fare dei ragionamenti prima in preparazione all'avviamento dell'attività di impresa che lasciare liberi tutti di costituirsi e poi avere dei casi di aziende che cessano. Ci puntiamo molto sulla preparazione pre. E infatti quindi... ce l'avete raccontato anche in sì. molti momenti di confronto, c'è cioè la vostra vicinanza, la vostra professionalità proprio in queste fasi preventive di nascita eh, è talmente puntuale proprio, immagino anche per evitare eh, certo. questi insuccessi sì, sì, sì. che naturalmente non piacciono a nessuno. Vabbè, possiamo importante. raccontare con piacere che ad esempio dal percorso fatto con le università... Mm. Quest'anno abbiamo fatto un graduation day dieci giorni fa e fra le graduated c'è una start-up che ha avuto la sua origine con il Contamination Lab dell'Università degli Studi dell'Insubria, mentre abbiamo ammesso fra le cinque premiate, tra l'altro dal bando della Camera di Commercio di Comolecco, un'iniziativa che ha fatto il percorso di Contamination Lab alla Luc. Quindi abbiamo le prove, funziona. Assolutamente sì. Allora <ride> vogliamo entrare anche un po' nel merito, nella conoscenza più dettagliata di queste cinque start-up ce ne parla, dottoressa, ma volentieri la caratteristica è che come tutti gli altri anni sono tutte diverse e quindi il lavoro di Next diventa ancora più complesso i tutor vengono abbinati in modo preciso rispetto alle caratteristiche principali delle start up e poi le start up entrano in questo percorso eh, un po' fatto tailor made caso per caso e un po' invece con degli incontri eh, più comuni su tematiche che possono interessare tutti allora io eh, ho un foglietto e per non sbagliarmi so, perché, sono tante perché le cose nel da momento dire. in cui dobbiamo Dire i nomi precisi. E non i allora partiamo da una tecnologia eh, molto avanzata. La startup si chiama BioMai, è già costituita, e utilizzano la tecnologia del riconoscimento dell'iride come strumento di accesso a luoghi. Eh, si dedicheranno prioritariamente a un settore eh, alto perché stanno pensando a yacht, navi da crociera, hotel di un certo standing, quindi avranno anche dei buoni casi da testare qui direttamente sul nostro territorio. Eh, ma potete bene immaginare che questa tecnologia che, in base alla lettura della mia iride, mi fa accedere o no a determinate stanze o a determinati luoghi come possa essere applicata in contesti veramente diversi, quindi è molto, è molto scalabile. Quindi ciò che c'era sembrato avveniristico magari qualche eh, invece, anno fa ora è realtà. Esattamente, esattamente. Poi passiamo eh, in un contesto completamente diverso. Eh, cine Startup, il tema di come finanziare le nuove produzioni cinematografiche attraverso una raccolta fondi con tecnologie particolari, ma... Dall'altro lato anche la possibilità che il film come un'opera d'arte possa essere in qualche modo eh, dato, ceduto a un privato che ne voglia fare un investimento. Quindi questa start-up che è in fase di costituzione in realtà abbraccia tantissime tecnologie eh, ed è molto 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 sfidante. Anche questa è un'iniziativa proposta da una... Eh, regista eh, del nostro territorio. Che quindi si sarà fatto ispirare anche da ciò che accade sul nostro lago che diventa set cinematografico esatto. piuttosto esattamente, che esattamente. Eh, luogo di richiamo quindi, dei VIP. Eh. Sì, fino a, al concetto di proprietà digitale del prodotto cinematografico come un pezzo di opera d'arte veramente da possedere. Bene, continuiamo nella Cambiamo conoscenza. Cambiamo ancora, adesso dal, vi porto sotto l'acqua del lago perché abbiamo una startup che si chiama Dipex. Eh, è in fase di costituzione, parliamo di robotica subacquea, quindi uno strumento che consente di fare eh, ispezioni so, sott'acqua, ma anche di fare filmati, adottando una tecnologia particolare, perché è un settore già esistente, ci sono già dei prodotti di questo tipo, coperto da domanda di deposito di brevetto, quindi non posso svelare stasera qual è la tecnologia distintiva, ma veramente... Una, una soluzione geniale che potrà dare tanto spazio secondo noi a questa, a questa startup sul mercato, mercato che il founder conosce già molto bene perché viene proprio da quel settore, quindi bene, abbiamo quindi ad hoc, già assolutamente. Perfetto. Eh, mm. Allora, torniamo sulle rive dei laghi, torniamo in case, torniamo in appartamenti che noi possiamo avere e potremmo desiderare di farne una vendita. Eh, potrebbero essere in uno stato non gradevole all'acquirente perché magari necessitano di essere ammodernate. Allora c'è una startup, Refit Space, che si pone come tramite fra il proprietario di questo, di questo luogo e un potenziale acquirente aggiungendo il valore all'immobile originario con un progetto di ristrutturazione Cosa che già eh, avviene sul mercato, ma dando già esattamente dei preventivi per la realizzazione dell'opera di ristrutturazione e anche per l'arredamento. Quindi un agente immobiliare ancora più completo. Assolutamente, assolutamente. Si pone fra l'agente immobiliare, il proprietario e l'acquirente, proprio integra. Eh, dando valore aggiunto al bene oggetto della, della transizione. Abbiamo due minuti quindi veloci. Allora, l'ultima, Student Link, una community internazionale che accompagna studenti eh, stranieri che vengono in Italia per frequentare l'università eh, da un punto di vista eh, completo di accoglienza nell'Ateneo. Quindi i luoghi da frequentare, come trovare casa, dove trovare gli appunti dei compagni di viaggio che aiutano a studiare per questi studenti che arrivando dall'estero in poco tempo devono organizzarsi per poter fare eh, la, loro, la loro vita universitaria. Il bello di quest'idea è che non è self-standing come tante altre idee che nascono da tanti Atenei, ma vuole mettere in, a sistema anche proposte fatte da altri team di studenti in altri Atenei. In 30 secondi per chiudere le prospettive per il nuovo anno, perché ah, se questo è stato straordinario speriamo, bisogna proiettarsi in questa ma direzione. Ma non ci facciamo bastare l'incubazione, c'è una seconda fase di cui avremo modo di parlare che si chiama accelerazione, che tipicamente è contestualizzata a un'accelerazione eh, finanziaria. Eh, Comunex percorre già l'accelerazione industriale, cioè l'avvicinamento delle start-up a corporate. Ma con la costituzione della holding eh, che si chiama c abbiamo deciso di separare l'attività di incubazione che starà a Comunext e alle altre territoriali, mentre la holding si farà carico di eh, costruire un veicolo finanziario per dare supporto anche in equity alle start up migliori che usciranno dai nostri programmi di incubazione insomma tutto da seguire ne parleremo io ringrazio come sempre come next tutta nella persona della dottoressa Maria Cristina Porta grazie. grazie e tanti auguri a tutti grazie anche a voi grazie a voi per essere stati in mia compagnia la mail prima di salutarvi continuate sempre a scrivere ad angolicchiocciola espansionetv.it io pensate tornerò ancora una volta domani alle 19 puntuale con voi tra poco c'è la nostra informazione